Bentornati a tutti. Oggi è mercoledì, 4 gennaio, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Bilancia. Mercoledì epocale, da ricordare. Annotatevelo sul diario, con tutti i suoi passaggi cruciali, questo primo mercoledì del 2023, così bello per voi per varie ragioni, Giove generoso, magari anche eccessivo, all'opposizione. Pronto a innamorarsi e a farvi innamorare la Luna, dare abbracciata a Marte, ancora più passionale e frizzante nella battuta, sempre più rivelatrice infine il vostro astro guida Venere, che proprio oggi esce dalle brume del Capricorno, dove è rimasta per quasi un mese impaludata e irrigidita, per superare i confini dell'amico acquario, disinibito, disinvolto, amichevole. E chi l'ha detto che per fare l'amore in baita non basta essere buoni amici? Chi ha voglia di un pupo sa dove andarlo a cercare, magari tra gli abeti innevati, regno delle fate d'inverno. Una donna, benestante, ma falsa, imbrogliona, imbonitrice. Può essere un'amica, una parente, una collega, molti guai dipendono dalla vicinanza di questa donna. Mancanza di responsabilità, bilanci compromessi, sperpero di denaro per una donna, prestiti non restituiti. Se riceverete un rifiuto da un amico oggi non preoccupatevi eccessivamente, Giove vi darà ben presto l'opportunità di risolvere un problema anche senza aiuto. Lavori in corso in amore, prendetevi il tempo necessario per meditare le scelte che farete da qui a poco e poi approfondite gli aspetti che vi stanno a cuore. Siate certi che gli avvenimenti di oggi serviranno a rinvigorire le vostre speranze e la fiducia che avete in voi stessi. Buone prospettive di rivedere in meglio il vostro progetto per il futuro. Momento ideale per scegliere un profumo nuovo e, perché no, cambiare trucco e look. Giove oggi vi farà sentire impazienti e con una leggera vena di sfiducia, non addebitate tutto sempre a cause esterne. In effetti dovreste avere più elasticità mentale nell'affrontare certe questioni. Fantasia a parte, vi sentite un po' scarichi e la colpa è di un Marte che vi lascia in preda ad una sorta di apatia che potrebbe coinvolgere le vostre energie migliori. Buone prospettive di riprese in tarda serata. Pratiche assicurative in ritardo, anche notizie attese da tempo ritardano. Colpa di Saturno e Plutone che ostacolano le notizie e cercano di farvi preoccupare. Un problema finanziario potrà riaffacciarsi, tieni conto delle priorità. Sistema pagamenti, bollette, documenti. Serata romantica. Fascino. Se l'amore oggi non vi offre particolari certezze e garanzie, fate un ragionamento molto semplice: quanta responsabilità avete in questo? Se vi trovate in difetto fate presto a rimediare, certe situazioni potrebbero compromettersi in modo imbarazzante per voi. Una buona sorpresa in amore, cercate di passare più tempo con la persona che amate e vi interessa davvero. Non perdete tempo, il tempo, in amore, non va sprecato. È ora di fare ordine nella vita sentimentale e mettere fine alle ambiguità in cui vi siete cullati fin qui. Attenzione ai vecchi amori e alle vecchie passioni, in quanto potrebbero non essere del tutto accantonate. Prendetela meno seriamente e cercate di proseguire con il vostro studio o con il vostro lavoro, senza pensare agli altri. Chi ha un'attività in proprio può vivere una giornata in calo, che comunque non rappresenta una tendenza preoccupante. Un Marte nei Gemelli insieme alla Luna e oggi a Venere in Acquario accende vitalità e benessere inserendo sorprese piacevoli a questa vostra giornata di inizio gennaio, specie se siete nati nel mese di ottobre. Cielo magnifico, Giove all'opposizione non crea difficoltà, piuttosto spalanca le braccia all'amore e facilita le trattative, quanto agli altri solo trigoni, la coppia Luna-Marte in Gemelli e da oggi Venere che lascia il Capricorno, segno malinconico e incompatibile col vostro, per raggiungere danzando l'Acquario, dove riesce perfino a far sorridere il cupo Saturno immerso nelle sue elucubrazioni filosofiche. Insomma una giornata super da godersi secondo per secondo. Amore ed Eros. Innamoramento e amore di Francesco Alberoni trovano in voi un punto d'unione e di forza. Insomma sesso e sentimento procedono a braccetto, specie in vacanza dove c'è spazio e tempo per tutto, dallo sport all'arte,
fino all'amore senza essere costretti a fare rinunce. Momenti dolcissimi con i vostri figli, se ancora il pupo non c'è potrebbe mettersi in viaggio proprio ora, galeotte e le vacanze con tanto tempo a disposizione. Aria di novità anche per le coppie, qualcuno riceve la fatidica proposta di convivenza o addirittura di matrimonio, qualcun altro di rapporto stabile, dichiarando apertamente i propri sentimenti. Perfetta sintonia affettiva con il vostro partner. Evitate soltanto di soffocarlo e stressarlo scaricandogli addosso le vostre piccole manie, oppure i vostri timori infondati del vivere quotidiano. Mercurio nel segno del Capricorno, segno vostro nemico, amatissimo sulla ruota dello zodiaco, vi spinge ad agire con prudenza nel proporre un'iniziativa alla vostra dolce metà, forse un viaggio o una gita fuori porta. Con la consueta buona disposizione d'animo riuscirete ad ottenere ciò che desiderate. Il genere cinematografico che meglio si confà alla bilancia è senz'altro la commedia sentimentale, non necessariamente drammatica e romantica, ma purché abbia contenuti che rappresentino il gioco dei rapporti uomo-donna. Qual è il film che meglio rappresenta la tematica eterna della coppia e dell'amore? Ma, senz'altro, pescando tra i classici, immortali capolavori del cinema di tutti i tempi, non possiamo non ricordare I girasoli del maestro Vittorio De Sica, girato nel 1969 e interpretato dall'inimitabile Marcello Mastroianni, appartenente proprio alla bilancia, qui in tandem con una sua partner costante in tantissimi film, la straordinaria Sophia Loren. Lavoro e denaro? Se siete in affari qualcosa comincia già a muovervi, anche se il momento è calmo e ce la si può anche prendere comoda o quantomeno ritagliarsi il tempo necessario per pensarci su. Rampanti nello sport, pieni di interessi artistici e culturali in viaggio, quanto al fronte degli spettacoli siete molto attenti, a teatro o al cinema vi concedete qualche prima e se in giro ci sono concerti ne approfittate con immenso piacere. Non abbiate paura di dire la vostra. Se al lavoro qualcosa non vi convince comunicatelo. Saranno apprezzate le iniziative per apportare quei cambiamenti che ritenete necessari. Lasciate correre una polemica tra colleghi e non vi pentite di aver saputo disinteressarvi intelligentemente a queste chiacchiere fugaci nel vostro ambiente di lavoro. Benessere. Nulla che non vada, magari allo specchio vi vedete un filo ingrassati, ma potete ancora rimediare con lo sport e con un filo di moderazione a tavola. Passate le feste è ora di rimettersi in riga, vero c'è ancora la Befana ma ci si può anche passare sopra. Difficile invece farlo con tutti gli sconti su dolciumi e frutta secca di gennaio, al supermercato sì che la tentazione sarà potente, ma combattetela con la vostra forza d'animo concedendovi qualche sfizio ma non più di tanto. Dirigi la tua attenzione al tuo processo digestivo e mangia leggermente, le minestre e le verdure cotte potrebbero far riposare lo stomaco. Se puoi usare verdure biologiche, usale. Puoi divertirti a fare ricerche sull'agricoltura biologica sul web per saperne di più su come nutrirti. Per lei, l'anello ve lo ha portato Babbo Natale, il bacio il vischio di San Silvestro, ma oggi con qualche giorno di anticipo sulla Befana arriva la proposta di Prammatica, cara, vuoi condividere la tua vita con me? Convivenza o matrimonio tutto da stabilire, scegliete voi. Per lui, nuovo anno, nuove leggi, nuove applicazioni di quelle già esistenti, vi aspettate una soluzione legale, e stavolta sentite di avere gli appoggi giusti, vincerete la causa. Colore delle emozioni, azzurro cielo. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 10, finanze, 7, benessere, 10. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.